Buonasera a tutti, innanzitutto fatemi dire che mi fa molto piacere di essere qui, perché io vedo questi incontri come degli incontri dove voi quando uscite non uscite con una testa semplicemente di parole piene di chiacchiere, ma con l'intento di mettere fuori da questa porta delle piccole azioni nella realtà, che possono essere delle piccole azioni fatte da genitori, delle piccole azioni fatte da docenti oppure da amministratori, perché i consiglieri comunali o anche i cittadini che dall'esterno stimolano le amministrazioni, o la dirigenza, in questa sala c'è qualche dirigente scolastico. Io ne ho incontrato uno illuminato proprio ieri e ho visto come si impegnano certi dirigenti, anche lui di frontiera, a cercare di muovere una macchina elettrica che sempre riesce a trovare supporto, no? Perché anche purtroppo nella scuola funziona l'aggancio politico e di conoscenza, cioè il dirigente che non ha l'aggancio politico e di conoscenza rischia di non prendere i fondi pure se fare i progetti bellissimi, pure se quella è una scuola di quartiere, pure se deve ridurre la situazione scolastica. Questo è un tema che oggi è grave in tutti i settori. Io ho scritto questo libro, Educazione diffusa, che si aggancia a una proposta di legge che avevo scritto un anno prima, che era una proposta di legge scuola aperta e diffusa, ma soprattutto per produrre un cambiamento. Cioè, e il primo cambiamento, quello che ho ottenuto è quando l'ho scritto in borsa, quando era in borsa. Che è successo? È successo che mio figlio di 3 anni, Alessandro, l'ho portato alla dell'infanzia. E alla prima riunione con i docenti, la docente ha detto a tutti gli insegnanti, a tutti i genitori di presente, ha detto guardate, i bambini imparare al più presto a stare seduti sulla sedia, perché a terra si possono fare male, devono imparare a 3 anni a stare seduti sulla sedia. Questa cosa, diciamo, mi ha fatto con tutto il lavoro, lo studio che stavo facendo, gli incontri e le visite alle scuole virtuose, e con quello che stavo scrivendo, ovviamente scrivevano in maniera incredibile. Ho preso la mia bozza del libro e l'ho regalata all'insegnante. Ho detto: è molto importante per me. Ho fatto un'alleanza, è molto importante per me che tu mi dia un parere su questo che ho scritto, perché poi io con questo libro dovrò parlare agli insegnanti, ai genitori. Quindi voglio capire che cosa sto dicendo. Sto dicendo delle pazzie. E lei se l'ha letto nel weekend. Finito, mi ha consegnato la borsa e ha detto: è utopico, ma entusiasta. Cioè, ma era entusiasta, diciamo, comunque di quello che c'era scritto. E poi mi ha lasciato con questo messaggio che è utopico. Quindi ho preso i vari capitoli e ho cominciato a inserire ad ogni capitolo di colazione, i genitori, docenti e dirigenti possono fare. Quindi, quali sono le crisi che noi vediamo? Sono le crisi, la crisi economica. Se andiamo avanti, c'è la slide della crisi ecologica e ci dimentichiamo di una delle crisi che mostrerò una foto più avanti, è quella che in realtà può essere considerata la radice o la conseguenza di questo. Poi ho scelto delle immagini da associare al modello, perché io parlo di missione della scuola, cioè l'emergenza va affrontata per arrivare a spendere giustamente tutte le cose che c'è, arrivare alla media europea e affrontare le emergenze. Ma poi questo treno scura, dove sta andando? Cioè, quando salgono i dirigenti, salgono i docenti, salgono i genitori, gli studenti, sanno dove va questo treno. Allora, io ho messo un paio di immagini, che è quella di prima e questa, che mostrano alcune direzioni, che un po' come se la scuola su
subisce, e dall'altra parte chirurgicamente i governi impostano delle riforme che vanno in questa direzione qua. Questa è l'alternanza scuola lavoro di Renzi, che ha imposto 400 ore obbligatorie. Questo ce lo dice anche il World Social Economic Forum. Allora, noi possiamo spingerli ad una specializzazione di cose che domani poi non esistono? Allora, sì, sono interagiti molto di più con la realtà, perché la realtà esiste. E non una realtà fittizia che porta a Bilba così, o la McDonald's, ma una cosa strutturata. Se andiamo avanti, allora io ho detto, qual è l'immagine invece nostra, quella direzione che vogliamo mettere? Quale mettereste come immagine, il modello che vi piace? La scuola deve andare verso la conoscenza. Pensiero critico, a volte mi dicono c'è la capacità di libertà di autonomia, la libertà di pensiero. Quindi non voglio parlare della scuola. Ho messo questa immagine, secondo me condensa tutto. È questa che noi associamo, diciamo, magari alla gita scolastica o alla vacanza, e invece andrebbe associato a concetti di autonomia, di libertà, di pensiero critico, perché ci portano fuori dall'aula. Perché dico fuori dall'aula? Noi siamo abituati a pensare che tutto debba avvenire all'interno delle quattro mura per 10 anni, no? Sostanzialmente noi entriamo a 3 anni, obbligatoriamente dobbiamo stare per lo meno 13 anni, sentiamo a 3 anni, in queste 4 mura è tutto quello che devi sapere sul mondo, stai sicuro da riesci a sapere in queste 4 mura con mamma non è cambiato l'inizio. Allora partiamo da altre domande. Se puoi andare a chiedere, no? Queste sono le domande da cui si può partire sia all'interno di una famiglia, ma sia anche all'interno di una classe, per iniziare a programmare un percorso. Io vi chiedo sostanzialmente, io voglio cambiare nel mio piccolo, nel mio quartiere, nella mia strada, nel mio territorio, o mi immagino di che cosa mi motiva, e dopodiché questa cosa può prende la sostanza di un'azione da fare nel territorio. Cioè, se io con esperienze di questo tipo, io posso fare progettare ad esempio una piazza del territorio. C'è stata una quarta elementare che ha detto di voler disegnare un parco nella propria città, e l'ha progettato naturalmente, non solo con gli insegnanti, sono stati affiancati un architetto che professionista che seguiva questo percorso, e poi loro hanno intrecciato le discipline, cioè con le discipline umanistiche mi deve interagire con l'amministrazione. Con le discipline scientifiche io studio il processo che costruire, e poi metto una cosa. Quindi che cosa si sta dicendo? Se vai un po' più avanti, che agiamo sugli spazi sia interni, adeguati, che qua c'è un discorso di edilizia scolastica, ma c'è anche un discorso di avere degli spazi adeguati per la scuola che non rappresenta integrato, ma rappresenta spazio di accoglienza, spazio per dove andare. C'è un problema, diciamo, territoriale, che quando l'ultimo punto che ha detto Giuseppe, quando si parla di livelli essenziali di prestazione, c'è un problema territoriale per cui oggi non viene definito, non vengono definiti quali sono i livelli minimi per tutte le scuole. Dovrebbe provvedere a che avviene. Allora, andiamo avanti su queste slide. Quindi spazi, strumenti, cambio, o diciamo un insieme di strumenti
come docente, non un unico strumento. Quando parlo di strumenti, non solo tecnologia, ma anche metodi, quindi formazione. E poi questo è un'immagine che a me piace tanto mettere, perché rappresenta una particolarità delle scuole finlandesi che abbiamo visto, cioè in ogni scuola c'è uno spazio cucina per i docenti, cioè vicino all'area all'aula dove si incontrano i docenti. Per la concezione, cioè che i docenti si incontrano anche in situazioni informali, dove si preparano un tè, un caffè, ma per fare diciamo delle riunioni creative, non solo diciamo riunioni burocratiche, ecco, la scuola burocratica dove si ammazza qualsiasi tipo di progettualità, o anche non ci si riesce più nemmeno a guardare negli occhi e scambiare diciamo le necessità. Allora è spazio di comunità questo, cioè la scuola cerca di ritornare ad essere di nuovo comunità e combattere il modello aziendalistico. Vediamo qual è quel modello aziendalistico. Questo qua dei bonus, se noi andiamo a applicare di nuovo tutti, a vedere tutti i nomi che compaiono, queste sono tutte ricerche dell'università di vario tipo, di diversi professori di diverso campo, che hanno detto tutti quanti la stessa cosa, cioè che quando io do un problema in denaro a un lavoratore cognitivo e intellettuale, cioè uno che deve lavorare con la testa, con la creatività, non serve a renderlo più efficiente. Cioè io non premiando in denaro questa persona mi produrrà di più o diventerà più bravo. Questo è stato provato scientificamente dal 1975 al giorno di oggi. Questo funziona per chi sta sul lavoro, sta sulla macchina, cioè in pratica sta su una catena di montaggio, e gli operai hanno dimostrato che questa cosa funziona, per esempio. Allora, che cosa funziona al lavoratore creativo intellettuale? Funziona a mettere in un ambiente di benessere, cioè quindi ritorna allo spazio. Se sta l'autore intellettuale, pure non ha il problema, entra in una situazione di benessere, può lavorare, c'è gli strumenti, non c'ha le preoccupazioni e i grattacapi, quello rende tantissimo, molto, lo studente viene colpito uguale al docente da questa dinamica, cioè la nostra è diventata, per la burocrazia, per tutte le cose che ci siamo detti, un luogo sostanzialmente di frustrazione per l'insegnante, frustrazione per lo studente che magari non vorrebbe fare cose diverse, più stimolanti, e quindi naturalmente non conduce tutto questo. Se andiamo avanti, però vedete, questa riforma che hanno messo, poi qui c'è la storia degli stipendi che non sono adeguati alla media europea, che quello diciamo un riconoscimento per cui diciamo dal punto di vista del docente che ha un ruolo fondamentale, che opera sulle menti dei prossimi cittadini, non ha quella tranquillità anche di fare il proprio lavoro in maniera dedicata pienamente a se stesso. Andiamo avanti. E questo diciamo. Una cosa c'è un tanto per passare prima, se la puoi rimettere. Una cosa che secondo me è fondamentale. Guardate la Svezia. Che tratta nella stessa maniera tutti i livelli scolastici, perché non è vero che chi insegna deve avere meno capacità, no, deve avere capacità diverse, forse deve avere più capacità, quello è il modello di scuola. Ma poi si possono aprire della vecchia. Sì, no. E poi, questa è la terza immagine che vi dicevo, cioè la terza immagine di oggi è la massificazione. Ma io ho 20, ho 25, ho 30 studenti, quindi io faccio una bella cosa massificata, con i testi in base, perché sono tutti uguali, quindi che cosa ottengo? Niente, perché invece dovremmo pensare come se fossero tutti soggetti diversi, l'autonomia, al di là delle persone abili, anche la persona che ha una caratteristica diversa rispetto ad un altro, uno che magari ha più necessità di muoversi, ci stanno persone che hanno più necessità di muoversi rispetto ad altri, allora quello che fa, diciamo, per più degli altri, e quindi non è fatta per te la scuola. E l'autonomia, io sono preoccupato quanto lei per l'autonomia di mio
figlio, anche se lo modo tanto. Perché io penso che oggi la scuola non addestra un'autonomia vera, perché ma non è solo la scuola, anche le regole, le leggi, abbiamo sentito la scuola, scandalo che adesso il bambino deve essere accompagnato, cioè sempre nella tocca, cioè poi dopo quando poi che improvvisa la scuola deve prendere pure gli insulti dai leggi e dicono se fa un ciù. Poi c'è per tutto il tempo di come è stata strutturata la realtà, tu hai dovuto sempre accompagnare. Allora questo pensate invece delle classi, dei ragazzi, dei bambini che escono fuori e riescono a realizzare dei progetti, no? Nella realtà fanno una relazione sulla gestione dei rifiuti del proprio territorio, fanno dei progetti che li motivano, con cui tu intrecci le discipline. Cioè noi oggi vediamo, basta vedere il trend dei farmaci di depressione e delle parcelle di tutte le persone, i professionisti che lavorano in questo settore, e noi siamo in una china verso l'alto di senso personale e di senso collettivo, che in qualche modo noi siamo stati colpiti fortemente. Allora la scuola, se non è la scuola oggi a ridare un senso di comunità, di valori con cui essere accompagnati, con cui affrontare poi le sfide che della vita, chi lo deve fare? La sfida della vita, se tu esci anche nella realtà e ti intrecci con le problematiche della realtà, non vieni tutto affrontato all'interno della scuola in maniera simulata, dopo vediamo fuori che cosa è in realtà ordinaria. Più avanti. E questo è fondamentale. La stanza dell'esploratore. Quando io devo andare a fare la mia attività all'esterno, a seconda della zona che devo andare ad affrontare, il luogo in cui devo andare, perché può essere anche un luogo naturale, oltre che un luogo, una sala di laboratorio, può essere un'asta, un'università, mentre di ricerca. Oh, il mio ha detto per adeguarmi, attrezzarmi per il luogo in cui devo andare. Come si attrezzano i finlandesi quando vanno sul Danilo? Perché nella foresta. Quando abbiamo visitato, ci hanno fatto vedere così. Questa settimana mandano un'email a tutti i genitori e dicono: vedete, i vostri figli usciranno 4 volte su 6, andranno. Giorni faranno queste attività e quindi faranno attività di pregrafismo, precalcolo, scienze naturali, naturalmente attrezzati, cioè con il supporto in giro con la porta di sono bambini di 3, 4, 5 anni e c'è un altro esperimento in Italia che hanno fatto un asilo sul mare, che ho visto, c'è anche un video e anche lì si sperimenta con questo tipo di attrezzature. E noi però abbiamo questi tipi di foreste, loro stanno lì di foreste, di neve e fanno queste esperienze, ma noi abbiamo i beni culturali. Noi possiamo andare a spiegare la seconda guerra mondiale sotto un momento di caduti, affrontare la storia del nostro territorio, conoscendo tutti i beni culturali. Allora il ragazzo esce per strada. Il professore di matematica ha detto così, il professore di italiano mi intreccia con la propria il ragazzo è trasportato e anche motivato a fare il lavoro che la scuola lo fa esplorare, non lo fa incidere qualcosa dove non c'è. Poi naturalmente qua non bisogna estremizzare nessun tipo di discorso, solo che bisogna uscire a aprire pian piano dei passi. Io nel primo capitolo del libro dico iniziamo a fare qualche cosa fuori dall'aula, cioè non è che dobbiamo forza subito andare nella piazza, iniziamo una volta a settimana a fare qualcosa fuori dall'aula perché ci sono insegnanti che io riconosco che comunque molto propositivi e fanno tanto, cercano di utilizzare tutti gli strumenti, il laboratorio. Altri insegnanti che pur insegnando le stesse discipline stanno chiusi là, si mettono lì, non fanno nessuna di quella definita che si definiscono nel programma. Andiamo avanti. E questo è lo staff che diceva
che diceva Giuseppe, cioè è necessario uno staff che supporta più scuole, che funziona in sostanza anche a chiamata e va a analizzare se ci sono dei problemi, se non ci sono, per dare delle strategie. E poi così c'è un effetto collaterale importantissimo, cioè si trasforma la città, perché la città non solo deve accogliere i diversamente abili, deve accogliere anche i bambini. Cioè oggi se io vado in un museo, il museo dei bambini, il museo è pensato per il bambino, è pensato per dare il percorso anche a lui, in modo che dica anche su lui il suo percorso culturale, o fino a che non fa 18 anni non può fare la cultura. E così tutti gli altri spazi. Se noi pensiamo a questo, poi non possiamo lamentarci alla fine quando arriviamo a 25 anni, ma questi nessuno legge l'identità. Sì, poi però non c'è nessuno spazio sul territorio che mi fa toccare un libro dai 0 anni in poi, insomma, no? Questo per esempio è un esempio italiano, perché vi ho fatto vedere altre foto di altre. Questo è stato progettato a Reggio Emilia, un intero quartiere dai bambini e dai ragazzi, hanno progettato anche a intervenire su, quindi ci sono degli esempi, addirittura nel 1992, quindi anche 30 anni fa, che l'esperienza è bella, noi l'abbiamo visitata anche, e che queste esperienze belle non diventano sistema del paese, perché per diventare sistema del paese, tu, innanzitutto il governo ci devi credere nella scuola, che è meglio avere teste pensanti che teste obbedienti, perché questa è la verità. Fino adesso hanno fatto il contrario, è meglio avere zumbi di teste obbedienti, non rompono le scatole, sostanzialmente. E queste sono le 7 azioni educative che porto dal punto di vista ambientale. Cioè si può fare un portale degli spazi dove educativi da offrire alle scuole, cioè l'amministrazione fa il portale digitale e dice guarda io questi spazi sono di mia proprietà o di privati che mi mettono a disposizione, si può pensare delle attività educative perché sono spazi in cui puoi portare. Naturalmente l'amministrazione sarebbe utile che facesse anche supporto che serve alla scuola per garantire questi trasferimenti, che è il problema più pratico. Poi, esperti, ricercatori, buone pratiche che possono essere proposti anche dal punto di vista amministrativo, locale, non solo dal punto di vista nazionale. Noi puntiamo molto sulla formazione dei docenti, ma anche dei genitori. Formazione dei docenti che nel nostro programma deve essere retribuita. Cioè, per dare valore, dire che per noi deve essere di qualità, perché poi dobbiamo sfoltire un po' di quei formatori che non hanno realmente mai prodotto nulla di serio, ma soprattutto dire che chi investe su se stesso, su una formazione di qualità, è giusto che deve essere valorizzato di più come docente. E poi qui parlo anche di giornata delle emozioni, perché un tema toccato, però noi sostanzialmente veniamo anche separati molto dalle nostre emozioni, dal nostro corpo, no? Perché sostanzialmente si parla sempre di cervelli in fuga, no? I nostri grandi scienziati sono cervelli in fuga, non sono corpi in fuga di emozioni, tutto concentrato su un lavoro fatto sul cervello. Eppure quando noi rispondiamo solitamente a vari tipi di stress, spesso rispondiamo con le emozioni, pensiamo a persone che distruggono la propria vita personale, oppure perché per dei litigi, oppure pensiamo alle separazioni, bandi di ricerca, bilancio dei progetti, mettere anche nei vari capitoli degli assessorati una voce dedicata ai bambini e ai ragazzi. Cioè, nei trasporti, che cosa fa l'assessore ai trasporti dei bambini e ragazzi? Che cosa fa l'assessore al bilancio dei bambini e ragazzi? Che cosa fa l'assessore? E così vedete, rincludiamo dei bambini, ragazzi diversamente abili, li rincludiamo in ogni settore, non solo politiche sociali. Devono entrare in ogni settore per avere un'integrazione piena. E poi la cosa più semplice che si organizza subito, la passeggiata politica. Cioè, se io parlo con
un gruppo di bambini e ragazzi per una strada, o magari un componente dell'amministrazione, o anche no, ma alla fine per una strada, vengo a conoscenza delle cose di quella strada e poi dico, secondo me servirebbe, o i bambini lo dicono, per noi servirebbe questo tipo di trasformazione. Allora questo può diventare un modo di partecipazione reale, no? Una partecipazione che parte dalla conoscenza del territorio. E queste passeggiate domenica noi facciamo molto nella mia regione, nella campagna, alla riscoperta dei siti minori del proprio territorio, quei siti che non vanno in nessuna mappa pubblicizzati, ma sono anche la nostra storia. Questa è la fase di Nelson Mandela, per cui con quella noi pensiamo di poter cambiare molto, ma si può dire anche la famosa, il famoso proverbio cinese per cui se ti do un pesce oggi, mangi per questa giornata, se ti insegno a pescare, mangi per tutta la vita. Perciò diciamo la formazione forse come il ricatto, no? Perciò non ci vogliono insegnare a pescare, ci vogliono dare il pesce ogni giorno in modo che noi ogni giorno lo dobbiamo riempire. Così ho concluso la profondità, tre link dove poter vedere delle esperienze. Qui è il sito del libro, anche dei libri, poter andare a verificare, a vedere quali sono le esperienze che già esistono, no? Al di là diciamo della presentazione. Avanguardia Educativa invece è il sito del nostro ente di ricerca pubblico, Indire, che ha recensito le 600 scuole. Diciamo che già innovano sul territorio, che potrebbe essere di e questo è il Service Learning, sono in pratica una prima sperimentazione del Ministero, ha fatto anche un bando quest'anno, il Ministero ha messo delle risorse per dire fate delle esperienze con delle classi per fare un servizio all'esterno che si è intrecciato con la terra apprendimento. E quindi adesso, dal prossimo anno, adesso gli insegnanti si stanno formando, dal prossimo anno le scuole faranno queste sperimentazioni che potremo condividere per vedere che sia. Grazie di questa attenzione.